Cambino, io sostituisco, proverò a sostituire Sergio Boccatutri, che è responsabile dell'innovazione del Partito Democratico. Io mi occupo dell'area del Lazio, sono stato anche amministratore a Roma, mi sono occupato di innovazione a Roma con la precedente amministrazione. E andiamo Fabio Pompei. Allora, dunque, parlando proprio di innovazione, ci tenevo a dare solo due bit. Quando noi parliamo di innovazione, in realtà spesso parliamo di un mix di tecnologie. Qui ho riportato delle foto, ad esempio c'è uno smartphone. Se vi ricordate, quasi tutti voi potete ricordarvi perché l'età ve lo consente, quando sono nati gli smartphone, in realtà prima esistevano già dei telefoni nati negli anni 90, sono fine degli anni 80, inizio degli anni 90, e esistevano anche dei palmari che avevano un touch screen. Lo smartphone non è stato altro che mettere insieme, diciamo, queste due tecnologie, quindi di fatto è stato un mix di tecnologie. Stessa cosa è successo per l'auto che si guida da sola, se ne è parlato più volte durante questo convegno. In realtà l'auto che si guida da sola non è altro che un mix di tecnologie, dei sensori, la geolocalizzazione, dei sistemi, degli algoritmi che devono stare attenti a investire la persona giusta al momento giusto, come dicevamo prima, quindi non investire il professor Micipa, esatto, a non farlo. E quindi, insomma, anche qui parliamo di un mix di tecnologie. Stessa cosa per l'industria 4.0. In realtà l'industria 4.0 non è altro di un mix di cose che già esistono, quindi parliamo dell'Internet of Things, cioè la possibilità che ogni elemento sia collegato alla rete, interagisca con la rete. Parliamo di cloud computing, tutti quanti noi abbiamo una casella di posta elettronica. Se pensiamo ad esempio a Gmail, Gmail vi fornisce del cloud computing, uno spazio dove potete mettere dei dati, e Gmail esiste ormai da tantissimi lustri. E inoltre parliamo di big data, se ne è parlato tanto, quindi non mi dilungherò. Insomma, quindi diciamo che l'industria 4.0 non è altro che un insieme, un mix di tecnologie. Qual è la situazione in Italia sull'industria 4.0? Anche qui vado abbastanza veloce perché se ne è parlato molto bene, tra l'altro ho avuto anche relatori ben più esperti di me, tra l'altro anch'io, come il dottor Catania, sono uno dei pochi ingegneri qui in mezzo a tutti quanti questi giuristi e regolatori, però il mio punto di vista tecnico. Dunque, in Italia noi abbiamo un esempio di eccellenza che è la Lamborghini. La Lamborghini ha iniziato la produzione di auto con il sistema di industria 4.0, quindi hanno un processo produttivo completamente digitalizzato, un processo di in 3D dove si verifica la conformità o non conformità dei pezzi, ed hanno un sistema di tracciabilità completamente privo di carta, quindi paperless. Il MISE, molto attento a questo piano, se ne è parlato prima, ha lanciato proprio un'iniziativa che si chiamava Industria 4.0, poi vedremo perché ha cambiato nome, dove ha voluto verificare, dopo, se non ricordo male, un anno, sono stati presentati i risultati del primo semestre del 2017, poche settimane fa, ha voluto verificare l'efficacia del super e dell'iperammortamento, come è stato utilizzato il credito d'imposta per la ricerca e lo sviluppo, e quali sono stati gli sgravi sugli interventi formativi. Diciamo che i risultati sono interessanti, perché un'impresa su tre ha sfruttato questi incentivi per la ricerca e lo sviluppo, metà del campione ha utilizzato gli incentivi per l'iper e il super ammortamento, quindi ha rinnovato il parco macchine necessarie a produrre i beni, e la cosa interessante è che c'è stata una forte campagna di comunicazione, perché tre imprenditori su quattro hanno dichiarato di conoscere le misure varate dal governo, decisamente molto importante. La nota, diciamo, su cui sarà necessario lavorare però il prossimo governo dovrà sicuramente lavorare su questo, è il fatto che solo una su 10 delle piccole e medie imprese hanno aderito a questo piano, e come sappiamo, insomma, le piccole e medie imprese rappresentano una parte importante del nostro tessuto economico. Ma qual è la posizione dell'industria 4.0? Qui ci ho messo il solito giochino del bicchiere mezzo pieno e mezzo vuoto. Allora, dunque, ci sono varie posizioni. C'è chi dice che si fa da sempre, se ne è parlato anche oggi. Dunque, c'è da precisare che quando io parlo di automazione, di robotica all'interno delle industrie, non sto parlando di industria 4.0, è un'altra cosa. Cioè, la semplice, diciamo così, automazione di un processo non è industria 4.0. Poi ci sono le persone che vedono solo i lati positivi del sistema industria 4.0, e quelli che invece vedono il problema del lavoro, quindi questi robot ci ruberanno il lavoro. Ovviamente, come spesso accade, la verità sta un po' nel mezzo. Ci sono molti elementi positivi, molti aspetti positivi, molti sono stati citati, ma c'è da prestare una grande attenzione a quelli che sono i lati negativi, come la tutela dei dati e la privacy, ma adesso faremo un focus. Altra cosa molto importante è che questo fenomeno va contestualizzato e letto opportunamente. Voi considerate che le rivoluzioni industriali vanno lette
nella loro totalità. Le precedenti rivoluzioni industriali, se vogliamo dire le tre precedenti, sono state analizzate a posteriori e hanno avuto una durata di circa due lustri, un decennio almeno, nel senso è necessario avere un tempo di osservazione minimo per poterlo lavorare. Quindi diciamo che il tempo ci dirà se questa è una vera rivoluzione oppure no. Come diciamo, non c'è da confondersi tra automazione dei processi e industria 4.0, che si basa sull'interconnessione, è fondamentale. Qui vi avevo preso poi degli appunti mentre gli altri relatori parlavano, e ci tengo a dire che la fabbrica è solo uno degli elementi che rappresenta l'industria 4.0. Le principali risorse dell'industria 4.0 sono interconnesse, quindi si ha un controllo completo dalla produzione, dalla progettazione alla produzione del bene, fino alla logistica e addirittura al feedback dell'utente. Voi sapete che Amazon recentemente ha iniziato a sperimentare la consegna con drone, cioè nel momento in cui io acquisto un prodotto, un libro, un oggetto, un device, qualsiasi cosa, mi viene consegnato con il drone. Ovviamente si tratta di sperimentazioni, diciamo, in fase ancora embrionale, però ecco, l'industria 4.0 è questo, un'interconnessione totale di tutti quanti gli elementi che rappresentano questa grande catena. Quindi da una parte abbiamo, come dire, l'evoluzione tecnologica, i robot collaborativi, le nuove interfacce uomo-macchina, la manifattura 3D, anche questo è un elemento importante di questo tipo di industria, che si legano con il mondo del cloud, con l'IoT e con i big data, dove poi è possibile elaborare per avere, come dire, dei risultati e delle analisi. Preparandomi per questo convegno, ma soprattutto anche nell'interesse generale che ho per questa materia, mi sono imbattuto in questo libro che vi consiglio, The Second Machine Age, forse qualcuno di voi avrà letto, di Andrew McAfee, che ho avuto anche tra l'altro il piacere di conoscere, che mette in evidenza due aspetti. Uno è questa grande rivoluzione dell'industria 4.0 sta andando molto molto veloce, a livelli esponenziali. La seconda è che dobbiamo essere coscienti del fatto che le macchine fanno un tipo di attività e gli uomini evidentemente ne fanno un'altra. Quindi noi dobbiamo fare quella che lui chiama una race with the machine, non una race against the machine, cioè non dobbiamo fare una corsa contro le macchine, ma lavorare con le macchine, far fare alle macchine quello che sanno fare e far fare agli esseri umani quello che sanno fare meglio. Sul tema dei dati, e qui mi avventuro da un punto di vista meramente tecnico, perché insomma rispetto a mezzo a tutti quanti questi fini giuristi non oserei fare diversamente, vorrei raccontarvi un caso, un'esperienza insomma successa nel 2008. Non so se vi ricordate che furono pubblicati i redditi di tutti quanti gli italiani online nel 2008, quindi chi è che non era curioso di sapere quanto guadagnava il commissario, il dottor Morcellini o il dottor Nicina? Si poteva fare, ci si poteva collegare. Non ho capito, professor Morcellini. E quindi dicevo, si poteva fare tranquillamente. In realtà, io ci sono. Tu sì, infatti, dopo andiamo a vedere quanto guadagnavi nel 2008. Allora, diciamo che questo dato in realtà era già disponibile prima. Volendo, si andava all'agenzia delle entrate ed era consultabile. Il caso si è creato nel momento in cui questo dato è stato messo online. Quindi il problema non è il dato in sé, ma anche come viene messo a disposizione, diciamo, del pubblico. Un caso molto interessante, l'ha citato prima il dottor Renda, che mi spiace che sia andato via, di Latania Sweeney, che era, all'epoca era una ricercatrice. Nel 2000 Latania Sweeney ha fatto una cosa molto divertente, molto interessante, ha preso due banche dati, una banca dati definita anonima, ne parlava prima anche la collega, che era praticamente la banca anonima che usano le case farmaceutiche per fare delle analisi, delle vendite, quindi alcuni dati, per esempio sull'etnia, la data della visita, la diagnosi che era stata registrata, ovviamente non c'era né il nome né il cognome, né il codice fiscale che faceva ricondurre queste informazioni alla persona specifica. Poi ha comprato gli elenchi degli elettori di un determinato stato, se non ricordo male, Massachusetts. Ha messo insieme questi dati e, mettendo insieme tre campi, quindi lo zip code, che è il CAP essenzialmente statunitense, la data di nascita e il sesso, è riuscita ad arrivare alla cartella clinica personale del governatore del Massachusetts e tutta quanta la sua famiglia. È un dato che non è personale, è proprio sensibile, quindi che riguarda proprio la sfera personale dell'individuo, quindi qualcosa di molto grave. Ne parlava prima la collega, bisogna stare attenti quando questi dati vengono messi in rete. La Latania Sweeney, che nel frattempo è diventata professoressa e è diventata anche la direttrice del Data Privacy Lab, ha ripetuto l'esperimento dopo tanti anni, quindi quell'esperienza non è servita a niente perché hanno sbagliato ancora a mettere i dati online. C'è un articolo di Forbes di qualche anno fa che vi consiglio di leggere, dove ha trovato dei volontari anonimi, o presunti tali, volontari anonimi, su una ricerca sul DNA e è arrivata anche lì a riconoscere una buona percentuale. Tra l'altro poi ha creato anche questo portale che si chiama aboutmyinfo.org, e se voi vi
collegate, non funziona con i cap italiani, ma se avete degli amici che vivono negli Stati Uniti o mettete il cap degli Stati Uniti, potrete vedere quanto non siamo, dire, quanto siamo unici, nel senso che mettendo qui i vostri dati scoprirete che si arriva a voi con molta facilità mettendo pochissime informazioni. Vi consiglio di fare questo esperimento perché è molto divertente. Mi avvio verso le conclusioni, racconto solo un paio di casi pratici. Come ingegnere sto facendo un progetto di ricerca a Tor Vergata, qui ho anche dei professoressa Buttarazzi che è venuta a trovarmi di Tor Vergata. Chi di voi ha usato Waze o Google Maps? Date la mano? Ok, perfetto. Tanti, praticamente tutti, ok. Voi sapete come funzionano questi navigatori, sono in crowdsourcing, quindi ognuno, tutte le persone che utilizzano questo navigatore di fatto danno dei dati alla rete, quindi diciamo che è una sorta di IoT. Tutti quanti noi nel momento in cui percorriamo una strada e siamo in coda, diamo un'informazione alla rete e chi dovrà passare su quella strada dopo di noi saprà che c'è del traffico perché noi siamo in mezzo al traffico. Quindi, come dire, c'è un aiuto collaborativo. Ecco, queste informazioni in realtà possono essere utilizzate per moltissimi scopi. Lo studio che sto facendo con Tor Vergata è molto interessante e praticamente utilizza tutti quanti voi, perché tutti quanti voi avete in tasca un cellulare, anche se non utilizzate Waze o non utilizzate un navigatore satellitare, nel momento in cui accendete il cellulare voi dite dove siete, ok? State tranquilli perché è tutto coperto da assoluta privacy, i dati sono anonimizzati in forma assolutamente sicura e certa. Quando sono stati fatti diversi esperimenti molto interessanti, io l'ho utilizzato per studiare il traffico a Roma e da qui il tema dell'industria 4.0 che diventa impresa 4.0. Ha cambiato nome da poco questo programma nel 2017 proprio perché ci si è resi conto che l'industria 4.0 è legata molto e soprattutto anche ai servizi, quindi servizi alle persone, servizi per i trasporti. E il nome impresa 4.0 chiaramente è molto più ampio, non parlo solo di produzione di un bene, parlo anche dei servizi orientati alla persona. In questo progetto cosa si fa? Andiamo a prendere le tracce radiomobili lasciate dagli utenti, le andiamo a mappare con gli open data, se ne è parlato più volte, quindi con i dati pubblici, ad esempio del trasporto pubblico locale, e possiamo capire come le persone si muovono all'interno della città per andare ad ottimizzare i trasporti pubblici. Una cosa molto molto interessante, vedete, questa si chiama matrice origine destinazione, fa vedere come le persone si spostano da una zona all'altra. Le zone considerate che siamo riusciti a ottenere sono delle zone piccolissime, di 400 metri di lato per 400 metri di lato, perché a Roma c'è una forte sovrapposizione di stazioni radiobase, quindi è possibile andare molto nel dettaglio. Voi considerate che questa iniziativa è molto interessante perché le aziende dei trasporti, parlo dell'ATAC perché siamo qui a Roma, non hanno questi dati, perché hanno dei dati che registrano a campione, ma voi considerate che ogni persona che sale sull'autobus, se ha la tessera non la timbra di solito perché comunque ha pagato l'abbonamento, ci sono tanti portoghesi, non di nazionalità ma perché non parlano, e quindi ovviamente è difficile sapere quante persone utilizzano quella linea. Attraverso questo sistema invece è possibile capire quante persone percorrono quel tracciato e andare a ottimizzare i percorsi degli autobus per cercare di raccogliere più utenza possibile. Questo è un esempio che fa vedere come un percorso viene modificato a valle di questa analisi. Questi dati io li ho analizzati attraverso un operatore campione, ma poi più o meno sono stati moltiplicati per ottenere un campione più affidabile, più o meno per tre, perché ad oggi il mercato è diviso fondamentalmente in tre operatori, però avendo a disposizione i dati di tutti quanti gli operatori è possibile essere molto molto più accurati. Stesso progetto è stato fatto da un operatore, questo è un progetto che se cercate su internet molto interessante, da Vodafone, ha fatto un lavoro con Asci Informatica per studiare i flussi di traffico in Calabria per ottimizzare i flussi turistici, quindi come indirizzare al meglio i turisti. Stessa cosa ho fatto anch'io su Roma, analizzando questi dati di un operatore mobile sui monumenti di Roma. Vado alle conclusioni, vi cito solamente due frasi che mi sono rimaste molto, come dire, impresse mentre ragionavo sul tema dell'industria 4.0. Una è di Klaus Schwab, che è il fondatore del World Economic Forum, che dice che non è il pesce più grande che mangia il pesce più piccolo, ma nell'industria 4.0, nell'impresa 4.0, probabilmente sarà il pesce più veloce che mangia quello più lento. E poi una frase di Papa Francesco che diciamo, mi è piaciuta molto perché è intervenuto recentemente su questa grande innovazione tecnologica che stiamo vivendo, che dice che c'è un processo tecnologico importante in atto, ma è sempre importante ricordarsi di tenere al centro l'uomo. Dopo Papa Francesco non posso far altro che ringraziarvi per l'attenzione e lasciare la parola alle conclusioni della prossima. Grazie davvero per questo bel pomeriggio, grazie a Mario Morcellini che ci ha ospitato nella prestigiosa sede dell'Agicom e ovviamente al commissario Lucida e a tutti i rappresentanti dell'autorità, ho visto che anche il segretario generale
entrato e uscito più volte in questa sala, grazie a Valeria Falce, perché è poi un po' l'ideatrice che ha disegnato questo, questo nostro incontro. Io mi limito a alcune battute conclusive che non vogliono e non possono entrare nel merito delle vostre relazioni, che sono legate forse a una prospettiva di fondo che meriterebbe di essere approfondita. E cioè, di che identità stiamo parlando con riferimento ai cittadini del web? E non parlo dell'identità digitale, parlo dell'identità etica, morale, culturale, l'ethos di un popolo. Noi eravamo abituati, Giuseppe Finocchiaro ce l'ha ricordato in maniera molto precisa, quando ha detto ci sono alcune cose in cui si può dare il consenso, se non lo si dà si controllano, si fermano, altre cose che comunque sono talmente sensibili che sono anche indisponibili. Noi avevamo queste categorie, l'onore, la reputazione, il decoro, che non teneva il consenso davanti a queste categorie. L'autodeterminazione online non avrebbe potuto mettere in circolazione il decoro, l'onore o la reputazione, perché erano i cosiddetti diritti indisponibili, quelle categorie che facevano dire a un giurista del secolo scorso, segnatamente Santoro Passarelli, non esistono i diritti della personalità, ci sono le persone, ci sono le cose. Il diritto della personalità già è una iniziale mercificazione dell'essenza dell'essere umano. Quando va a scivolare nel diritto che significa che ha un suo oggetto, la persona invece è soggetto, significa che costruendo questa categoria stiamo costruendo inesorabilmente alcuni elementi personalissimi che sono destinati a circolare, a transitare nel mondo, a essere messi in circolazione. E infatti i diritti della personalità poi piano piano hanno assunto sempre di più un valore economico, un valore diciamo legato alla merce. Allora questa direi che è un po' la domanda di fondo della rete. Esiste ancora un sostrato intangibile dei cittadini della rete che non consente in alcun modo che ci possa essere la mediazione di uno strumento nella fase circolatoria e quindi appartiene solo a se stessi? Forse non esiste più. Le nuove generazioni interpretano la propria reputazione con riferimento alla percezione altrui di quell'immagine che si è costruita attraverso il web, anche se molto lontana e distante dalla realtà del proprio essere. Cioè c'è una sovrapposizione tra quello che io appaio essere nei confronti degli altri e quello che effettivamente sono, e spesso si preferisce ciò che si appare rispetto a ciò che si è. Noi stessi quando andiamo in maniera forse così anche con un amor proprio a digitare su Google il proprio nome e il proprio cognome, fa sì che si trovino solo cose lusinghiere nei propri confronti, sapendo naturalmente che abbiamo tanti difetti e il nostro essere probabilmente è meno bello di quello che appare. E quando invece va a toccare qualche cosa che intacca la nostra reputazione, ecco che immediatamente reagiamo, a prescindere che sia veramente un documento di quello che siamo, ma un documento dell'apparenza che noi siamo. E allora forse è cambiata proprio la logica dell'onore, la reputazione e il decoro. C'è la proiezione dell'immagine che è diversa da quello che poi effettivamente si è. O forse no, o forse no. O forse è vero che esistono ed esisteranno tutti e due gli scenari, perché ciascuno di noi ha amici che hanno un'ostilità nei confronti delle nuove tecnologie, che non usano WhatsApp, che non vogliono usare WhatsApp perché ritengono che in questo modo lasciano delle tracce, che è difficilissimo però comunicare con loro, perché le email ovviamente sono un mezzo di comunicazione più arcaico rispetto a WhatsApp. Eppure c'è quel tipo di scelta. E allora davanti a questo scenario forse occorrerebbe un po' ridefinire in modo anche alto su qual è l'identità del cittadino
del terzo millennio, se è l'identità cui siamo stati abituati nel millennio scorso, se forse è qualche cosa di più artificioso. Ma se è così, allora diventa contendibile. Allora accettiamo che si sia sradicata dalla nostra essenza e dobbiamo accettare le regole del gioco. Dobbiamo accettare che questa identità non sia costruita da ciò che effettivamente noi siamo, ma da quella trasposizione tecnologica che viaggia, che è cangiante, e allora si entra in quell'altra sfera che Giuseppe diceva, la sfera cosiddetta consumeristica. Che certo che bisogna avere una tutela anche con riferimento alla sfera consumeristica, ma una tutela debole rispetto alla tutela forte, potremmo dire reale, tipica dei diritti della persona. È una tutela che ha una matrice obbligatoria, risarcitoria, legata a questo punto a un valore economico. E tutto sommato forse è quello che noi andiamo cercando quando sappiamo che qualcuno lucra dei nostri elementi personali. C'è, come potremmo dire, una sorta di invidia sociale, che qualcuno è riuscito a fare degli affari su elementi che in qualche modo sentiamo che ci appartengano, ma ci appartengono come elementi appunto consumeristici, economici, non come elementi legati a quel decoro, reputazione che erano un po' l'archetipo su cui si costruiva l'essenza della persona nel secolo scorso. E allora a questo punto l'antidoto è giusto, come dice Antonio Nicita, ragioniamo in termini di mercato, ragioniamo in termini di concorrenza, di competizione, di infrastrutture, di essential utilities, di facilities, cioè sono tutti strumenti che il nuovo entrante concorrente deve trovare degli strumenti per poterli abbattere, perché altrimenti viene tagliato fuori. Ultimo secondo aspetto, che forse è stato un po' trascurato dal nostro convegno, ed è un motivo forse anche per farne un altro. C'è un dopo con riferimento alla rielaborazione dei dati, e cioè, già l'abbiamo detto in altre occasioni, questi dati su cui si fanno le analisi sui nostri comportamenti appartengono sempre, sempre al nostro passato. Può essere anche un passato recente, un passato fatto di pochi attimi precedenti, ma è sempre passato, non è mai futuro. Eppure questi dati che appartengono al passato servono per predire il nostro futuro comportamento. Qui c'è un passaggio delicatissimo che coinvolge anche i temi della democrazia in qualche modo, e cioè che noi veniamo instradati in delle offerte, scelte, percorsi, itinerari che non sono quello che liberamente avremmo determinato davanti a un futuro come pagina bianca tutta da scrivere, ma una pagina che è già stata scritta da quell'algoritmo e quindi inevitabilmente ci instrada su un solco che però appartiene al nostro passato, come se non ci fosse più possibilità di riscatto rispetto a quel passato, perché siamo necessariamente condizionati un po' per la necessità di avere una risposta subito, un po' perché poi il tempo comunque vale e quindi a un certo punto ci accontentiamo di quello che ci offre in questo caso l'operatore che fa la sua indagine di mercato, non con qualche cosa che noi siamo liberamente preposti a scegliere, ma con qualche cosa che in passato abbiamo scelto. Allora questo è un elemento interessante, perché significa che invece dovremmo ragionare parallelamente anche su come eliminare questi cordoli, queste cinghie che appartengono a qualche cosa che ci condiziona, che finiamo necessariamente per essere condizionati. Non significa che non si ha più libertà, che faremo sempre l'idea degli automi, l'intelligenza artificiale, a questo punto la reazione delle blockchain che si chiudono in comunità. Significa semplicemente che abbiamo forse un po' meno di libertà di quella che riteniamo, pensiamo di avere. Allora questa riflessione apre lo scenario anche del diritto, di come il diritto debba riconsiderare a questo punto anche l'utilizzo che si fa di questi dati da parte degli algoritmi, degli operatori commerciali, perché quell'utilizzo probabilmente deve essere immediatamente segnalato anche in capo all'utente come un utilizzo parziale che riguarda scelte che sono state già fatte e si pensa potranno essere riprodotte, perché poi chi studia la statistica sa che invece ci sono tutta una serie di elementi indipendenti e variabili che fanno cambiare i panieri Istat a un certo punto, ma li fanno cambiare proprio perché i panieri vedono avanti, non vedono indietro.
Allora questo è l'altro elemento che mi permetto di segnalare in questo convegno, perché il giurista, il regolatore, il legislatore deve prenderne atto, non tanto per la paura appunto di essere condizionati nelle nostre scelte, ma perché è un'esigenza intrinseca di libertà e che tutto sommato è un passaggio che potrebbe portare ad innovare anche l'industria e anche il commercio, perché soltanto in quella direzione allora il concorrente entrante potrebbe avere l'intuizione di andare a proporre qualche cosa che non è stato ancora testato, che non c'è ancora dietro una piccola biografia consumeristica di colui che va a fare l'acquisto. E però quello spazio di libertà bisogna lasciarlo. Come? Non lo so, lo segnalo, però è un altro esercizio che forse in un futuro convegno potremmo provare a fare assieme. Grazie ancora.